Buonasera a tutti, ben trovati da parte dell'Ufficio Catechistico della Diocesi di Roma, ben trovati, bentornati per l'ultimo incontro, il settimo incontro del corso di formazione permanente appunto per catechisti riguardante il Kerygma in Evangelii Gaudium. Prima di iniziare, come al solito, le solite raccomandazioni tecniche. Scusate se ogni volta mi ripeto, ma è necessario purtroppo. All'ingresso della piattaforma siete stati automaticamente tutti silenziati. Quindi, per interagire durante l'incontro e soprattutto per le domande, poi nell'ultima parte dell'incontro, potete usare la chat in basso a destra che si trova sulla schermata della piattaforma. Appena iniziamo, vi chiediamo fra qualche istante di interrompere il vostro video con il pulsante in basso interrompi video. Voi continuerete ad ascoltare, guardare e vedere sia le slide che il relatore che parlerà questa sera. E come detto all'inizio, non abbiamo mai mandato link di registrazioni delle precedenti incontri, neanche di questo. Più in là, dandovene notizia a tutti gli iscritti, provvederemo a mettere in chiaro sul nostro canale YouTube dell'Ufficio Catechistico tutti gli incontri, tutti i video dei sette incontri. Potete passarne notizia anche agli altri catechisti delle vostre parrocchie, magari non hanno potuto partecipare in diretta a questo corso per svariati motivi, e quindi poi comunque manderemo una mail a tutti gli iscritti e metteremo l'annuncio anche sul sito. Detto questo, io lascio la parola a Suor Rosaria che ci introduce appunto al nostro ultimo incontro. E vi chiedo a questo punto di interrompere a tutti di interrompere il video. Buonasera a tutti. Allora, come nostra ormai consuetudine, iniziamo questo incontro con la preghiera, per cui ci segneremo col segno della croce e poi ascolteremo un salmo che sarà proclamato. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Lodate Dio nel suo santuario, lodatelo nel suo maestoso firmamento, lodatelo per le sue imprese, lodatelo per la sua immensa grandezza, lodatelo con il suono del corno, lodatelo con l'arpa e la cetra, lodatelo con tamburelli e danze, lodatelo sulle corde e sui flauti, lodatelo con cembali sonori. Lodatelo con cimbali squillanti, ogni vivente dia lode al Signore. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, allora, come già diceva prima Domenico, siamo arrivati al nostro settimo ed ultimo appuntamento di questo corso. Facciamo giusto una carrellata veloce di quello che abbiamo fatto. Se ricordate, c'è stata un'introduzione nella quale abbiamo ribadito che cos'è il Kerygma, il primo annuncio, quell'annuncio fondante del Signore che raggiunge le nostre vite. E abbiamo detto che secondo anche quanto il Papa riprende nell'Evangelii Gaudium, l'annuncio del Kerygma, il primo annuncio, non è primo perché è qualcosa che riceviamo una volta per sempre, ma è qualcosa che continuamente deve essere riannunciato alle nostre vite e riscoperto fondante nella nostra vita. E poi, come afferma Papa Francesco, abbiamo detto che il Kerygma è sempre trinitario, è l'annuncio del Dio Padre che è nostro Salvatore, del Signore Gesù, che è il Signore per eccellenza, il Salvatore, e dello Spirito Santo che ci effonde, che ci viene effuso e grazie al quale noi possiamo comprendere il mistero della figliolanza del Signore Gesù e di quanto Lui ci riveli
il volto del Padre, ed ecco, comprendere di essere figli, figli amati, che abbiamo un Dio che è Padre, è appunto l'annuncio della salvezza per noi. Poi abbiamo affrontato in due incontri la dimensione sociale del kerygma e ci siamo detti che un annuncio che raggiunge la nostra vita, una professione di fede che noi facciamo senza poi un rimando nelle nostre relazioni quotidiane con i nostri prossimi più vicini, ma anche con quelli più lontani, perde l'efficacia, fa perdere l'efficacia al kerygma. E poi abbiamo concluso l'incontro della settimana scorsa anticipando un po' che quell'annuncio che si è fatto l'annuncio di salvezza, che è diventata salvezza nelle nostre vite, che diventa condivisione, si fa gesto di amore nella vita delle persone che incontriamo, ecco, in un rapporto personale deve diventare anche celebrazione. E come vedremo nella slide successiva, Evangelii Gaudium dice appunto questo, no? Il Papa dice: l'evangelizzazione gioiosa si fa bellezza nella liturgia, in mezzo all'esigenza quotidiana di far progredire il bene. Ed il nucleo del quale vorremmo approfondire questa sera è appunto questo: la Chiesa evangelizza e si evangelizza con la bellezza della liturgia, la quale è anche celebrazione dell'attività evangelizzatrice e fonte di un rinnovato impulso a donarsi. Ecco, un po' per comprendere tutto questo. Ecco, questa sera sarà con noi Don Stefano Bianchini, al quale do il benvenuto. Grazie Don Stefano di stare questa sera con noi. Ci mettiamo in ascolto di ciò che vorrai dirci. Grazie, buonasera a tutti. Come all'inizio della messa c'è l'atto penitenziale, chiedo subito scusa perché non sono abituato a fare incontri in streaming, sono poco social, quindi abbiate pazienza con me. Come ci è stato detto adesso, la bellezza della liturgia, perché con la bellezza della liturgia la Chiesa evangelizza. L'evangelizzazione passa attraverso la liturgia stessa, ma spesso è la liturgia stessa che evangelizza la Chiesa. Abbiamo ripreso questo primo cartello, questa prima slide che fu già visualizzata nel primo incontro, 1 Corinzi 15, in cui c'è il fulcro, il centro di quello che è il kerygma. Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture, fu sepolto e che è risorto il terzo giorno secondo le scritture e che apparve a Cefa e quindi anche ai dodici. Questo è il fulcro del kerygma, il centro, per cui sarà importante tenerlo a mente fino alla fine dell'incontro. In due parti penso sia importante vedere come nella liturgia viene vissuto il kerygma. Nella prima parte, secondo quello che il Papa ha scritto in Evangelii Gaudium, e riprendiamo la frase ultima di questa stessa slide, che è: dunque sia io che loro predichiamo e così avete creduto. E allora, nella predicazione, dice Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium, è che ascoltiamo questo annuncio del kerygma. Rinnoviamo la nostra fiducia nella predicazione, che si fonda sulla convinzione che è Dio che desidera raggiungere gli altri attraverso il predicatore, e che egli dispiega il suo potere mediante la parola umana. Quindi l'ascolto della parola di Dio, penso che già sappiamo durante la liturgia, non è soltanto un ascolto catechetico, un ascolto così, un ascolto che di fatto in quel momento si fa carne in noi che ascoltiamo. Allora, ovviamente l'omelia è questa azione dello spirito in chi parla che porta il kerygma, che è annunciato attraverso queste parole che ogni domenica, in ogni liturgia noi di fatto ascoltiamo. Nel prossimo cartello, quindi la predicazione all'interno della liturgia è la proclamazione liturgica della parola di Dio, soprattutto nel contesto dell'assemblea eucaristica. Non è tanto un momento, come già dicevo, di meditazione, di catechesi, ma è il dialogo di fatto di Dio con il suo popolo. Quindi quanto è importante la valorizzazione dell'ascolto dell'omelia, che, ripeto, non è soltanto una
una catechesi non è soltanto un discorso, ma è qualcosa di più, è qualcosa che porta in sé il kerygma suntivo della liturgia della parola. E il Papa, in Evangelii Gaudium, cita gli Evangeli Annunzianti di Paolo VI, che è il culto della verità. Nel prossimo cartello, eloquente, in questa fotografia del Papa all'ONU, ho preso, quindi ci ricordi un pochino anche la situazione in Ucraina, anche se non c'entra niente, dice che siamo i depositari. Da ogni evangelizzatore ci si attende che abbia il culto della verità. Allora, di per sé, il kerygma nella liturgia ci ricorda che siamo i custodi del kerygma stesso, tutti quanti, i predicatori e ascoltatori. Quindi da ogni evangelizzatore ci si attende che abbia il culto della verità in quanto custode e servitore del kerygma stesso. Nel prossimo cartello, diciamo, entriamo nel vivo, dimensione liturgica del kerygma. Se da una parte è attraverso l'omelia, attraverso la predicazione, attraverso l'ascolto della parola di Dio che il kerygma entra nelle nostre orecchie, nel nostro cuore, d'altro canto però, e questo è il secondo discorso importante che dicevo all'inizio, quello che abbiamo detto, la passione, la morte, la resurrezione e il dono dello Spirito non sono soltanto un kerygma annunciato, ma è un kerygma celebrato. Se noi facciamo un passo indietro, in 1 Corinzi 11, nell'attuale cartello che vedete, dice San Paolo: ogni volta infatti che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga. Allora, cosa è successo 2000 anni fa, secondo quello che annunciamo con il kerygma, questa dall'incarnazione del Verbo, del Cristo vero uomo e vero Dio, che morì, fu sepolto e risorto il terzo giorno secondo le scritture, apparve a Cefa e ai dodici e ha mandato quindi lo Spirito Santo. È successo qualcosa di eccezionale, qualcosa di grandioso, e nel numero 276 che abbiamo davanti, Papa Francesco lo dice chiaramente: la sua risurrezione non è una cosa del passato, contiene una forza di vita che ha penetrato il mondo. In qualche modo la liturgia di per sé è il kerygma in azione. Noi non ricordiamo quello che è successo 2000 anni fa, ma ci raggiunge di fatto la grazia di ciò che è successo 2000 anni fa. Allora, in principio e fondamento, diremmo alla Sant'Ignazio di Loyola, di quello che è la liturgia è il kerygma, non soltanto annunciamo, ma il kerygma che oggi celebriamo per grazia dello Spirito Santo. San Paolo si riferisce alla prima comunità, e nel prossimo cartello vediamo e sappiamo che le prime comunità cristiane vivevano di kerygma, celebravano il kerygma, testimoniavano il kerygma e, ahimè, anche per le persecuzioni morivano di kerygma. E penso che sia importante fare un po' questo sorvolare, un po' storicamente, questo quadro storico, perché comunque ci ritroviamo, parlando chiaramente, davanti alle nostre comunità che spesso celebrano sì la liturgia, ma non con quel senso o interiore o rituale o attraverso le preghiere di quella bellezza kerygmatica che dovrebbe scaldarci, direbbe il Papa, il cuore. Allora, il quadro storico generale, e che vuole essere un sorvolarlo perché è veramente qualcosa che richiederebbe troppo tempo, però ci dà una chiarezza e uno stato d'animo con cui rientrare in quello che poi il Concilio Vaticano II ci ha chiesto di fare. Le prime comunità celebravano nel pericolo, celebravano ascoltando prima la parola e poi offrendo il pane e il vino e consacrandolo, celebravano nelle case innanzitutto dei cristiani convertiti dall'ebraismo al cristianesimo e poi dal paganesimo al cristianesimo, lì celebravano anche il battesimo, le primissime celebrazioni. Lo schema era semplice, era comunque liturgia della parola, liturgia eucaristica, ma c'era già comunque uno schema organizzato della parte importante della celebrazione, che è quella della consacrazione del pane e del vino. Diciamo che nei primi quattro secoli di storia della Chiesa, la Chiesa ha goduto di questa luce del kerygma, seppur in tempi duri,
in cui ha vissuto questa bellezza della liturgia in maniera semplice, anche se il prossimo cartello si stava già organizzando di per sé un rito, uno schema. Dal IV secolo in poi sapete che il cristianesimo diventa religione di Stato. E dal IV secolo in poi, di per sé, la Chiesa si espande, la liturgia comincia ad avere delle regole, cominciano a crescere i riti all'interno della Santa Messa, delle altre celebrazioni, e nascono dei libri, no? I sacramentari, i lezionari, gli antifonari, ma ancora di fatto nel IV secolo il kerygma, la bellezza del kerygma nella liturgia ancora di fatto era vissuta. Nel prossimo cartello, dal 1000 in poi, invece assistiamo a una regolamentazione dei sacramenti che diventa una canonizzazione un po' esasperante. Si moltiplicano le cerimonie, i riti, diventa una celebrazione fatta di tante regole, ma fatta anche di atti regali. Si imita un po' più una celebrazione apocalittica che più quella semplice dei primi 4 secoli. La lingua diventa quella elegante dell'impero romano, cioè il latino. Il popolo quindi non capisce più e nasce quella che si chiama la devozio. C'è la devozione, tutto ciò che il popolo non riesce a comprendere nella vita della liturgia, deve crearsi una liturgia di per sé quasi parallela, e nascono le devozioni. Voi sapete, l'altare si allontana dal popolo, arriva la balaustra, il popolo non capisce più la lingua, perché è costretto a vivere questa bellezza liturgica creandosi una, diciamo così, una liturgia propria, che la devozione che poi oggi diciamo che chiamiamo anche pietà popolare. Nella Evangelii Gaudium al numero 126 il Papa dice: nella pietà popolare, poiché è frutto del Vangelo inculturato, è sottesa comunque una forza attivamente evangelizzatrice che non possiamo sottovalutare. Allora il popolo non capisce, comunque costruisce questa devozio per vivere l'esperienza carigmatica in questo. Allora nel XIII secolo nasce un movimento, torniamo un po' indietro, ecco, nasce un movimento che è il movimento liturgico, che semplifica, che vuole semplificare e far comprendere la liturgia. È importante, diciamo così, molto molto velocemente, un sinodo fatto a Pistoia nel 1786. Ma fondamentale è stata la Mediator Dei del Papa Pio XII, che apre veramente ufficialmente la porta a questo movimento liturgico, fatto di incontri, fatto di momenti, fatto di relazioni, fatto di elaborazioni di idee e di rinnovamenti, fino ad arrivare al 62 al Concilio Vaticano II. Allora, il Concilio Vaticano II, sapete che la prima Costituzione è quella dedicata alla liturgia, al Sacrosanctum Concilium, perché questa, non quella sulla Chiesa, perché di per sé la Chiesa fa la liturgia, ma di per sé, se ci pensiamo bene, la liturgia è costituita dalla Chiesa. Da una parte siamo noi, Chiesa, che celebriamo, dall'altra parte di per sé è la liturgia che dà lo spirito alla Chiesa. Allora tutta la Sacrosanctum Concilium ha un obiettivo: la comprensione e la partecipazione dell'evento liturgico. Allora è innanzitutto importante comprendere quello che del Concilio è uscito dalla Sacrosanctum Concilium: la presenza di Cristo nella liturgia, riportare al centro il Cristo che ha patito, è morto ed è risuscitato, quindi il kerygma stesso, per riportarlo nella bellezza e nel cuore della gente. Quindi Cristo è fonte e culmine della liturgia, e la liturgia è fonte e culmine della vita della Chiesa. Allora, cosa succede di per sé nella liturgia? Cristo, dice Sacrosanctum Concilium 7, associa a sé la Chiesa. Cioè noi entriamo in profonda comunione con la presenza di Cristo morto e risorto. Cosicché la definizione di liturgia è qualcosa di molto bello e molto alto. La liturgia non è il nostro esercizio, il nostro atto di culto, e almeno in senso primario. La liturgia è innanzitutto esercizio del sacerdozio, ma del sacerdozio prima di tutto di Cristo.
Cioè nella celebrazione è Cristo che celebra, e questo essere lui l'unico mediatore tra l'uomo e Dio, quindi l'unico sommo sacerdote, in questo sacerdozio associa la Chiesa. Quindi diventiamo noi sacerdoti come lui in virtù del battesimo. Nel prossimo cartello, fondamentali a quello che è la liturgia che dal Concilio Vaticano II vuole di fatto illuminarci. Tre modalità: memoriale, partecipazione e presenza e azione dello Spirito Santo. Tre realtà, mistero, azione e vita. Ma la realtà che soggiace è lo Spirito Santo. Cioè non dimentichiamoci mai che è lo Spirito di per sé ad far sì che la Chiesa compia il mistero di Cristo. Cioè quello che è successo 2000 anni fa, la Chiesa lo celebra come un atto perenne fino alla fine dei tempi. Allora rimaniamo un po' su questo cartello, che penso sia quello più importante, quello più che dà più chiarimento su questo. Il Kerig, abbiamo detto, è che dà senso a tutto il Vangelo, a tutto l'Antico Testamento, al Nuovo Testamento, che trova come nucleo il Kerigma, quel tempo che va dall'ultima cena, che passa per la passione, per la morte e la resurrezione, in questo includiamo anche il dono dello Spirito Santo, e che questo tempo diventa il nucleo dei tre giorni, quello che chiamiamo poi il Triduo Santo, quello che ha passato il Signore, che tra qualche settimana di fatto celebreremo. Allora in questo cartello vedete che c'è di fatto già il Kerigma, il mistero pasquale. Che cos'è se non il Kerigma celebrato? Allora Gesù di per sé compie l'Antico Testamento, e il compimento, scusate il gioco di parole, del compimento dell'Antico Testamento è nel mistero pasquale. Ultima cena, passione, morte, resurrezione e dono dello Spirito Santo. E questo è il Kerigma che annunciamo. E da una parte è qualcosa di annunciato, e dall'altra parte viene a noi attraverso lo Spirito Santo e ci raggiunge fino ad oggi, supera lo spazio e il tempo, di ogni posto, di ogni luogo. Cioè penso sia formidabile sapere che quello che è successo 2000 anni fa, in quei tre giorni, nel mistero pasquale, sia stata una bomba di grazia così, così importante, così potente, che quella grazia oggi raggiunge anche noi, in ogni luogo, in ogni dove, e raggiunge anche ogni tempo, fino alla fine dei tempi. Allora, il Kerigma della liturgia non è soltanto annunciato dalla parola di Dio spiegata e di fatto predicata, ma è addirittura dentro. Cioè diremo che la liturgia è il Kerigma messo in atto, è parola di Dio in atto, e il Kerigma è la celebrazione, la celebrazione è il Kerigma della liturgia. E penso sia bellissimo sapere che il memoriale non è un ricordarci di quello che è successo, non siamo noi che ci colleghiamo a quel momento di 2000 anni fa, ma di per sé è quel momento, quel mistero pasquale che oggi ci raggiunge in virtù e grazie allo Spirito Santo. Allora il memoriale nella liturgia è questo filo di Spirito Santo che parte dal mistero pasquale annunciato nel Kerigma e che arriva fino alla fine dei tempi. Come qualcuno ha già scritto, no? Un po' come quando noi vediamo una stella in cielo, no? Quella già non c'è più, quella già da diversi anni luce non c'è più, no? E quindi il tempo di per sé è qualcosa che è superato dallo Spirito Santo, e lo Spirito Santo supera il tempo e lo spazio. Allora il memoriale non è soltanto un ricordo, ma è quello che il Signore ci ha comandato, è diventato di per sé un collegarci noi nella liturgia a quello che è la grazia di questa bomba di grazia, che piace chiamarla così, che è avvenuta 2000 anni or sono. Il Kerigma perciò prende corpo nel memoriale che viene celebrato. Dopo il memoriale, nel prossimo cartello, come attingiamo però a questo mistero pasquale
che grazie allo Spirito Santo parte santo dal primo trito pasquale, dall'ultima cena, dalla passione, dalla morte e resurrezione del Cristo e arriva fino ad oggi. Come è possibile che questo oggi mi raggiunga con tutta la bellezza, raggiunga il cuore, la mente, e come la Chiesa lo celebra con la liturgia. E vedete come dal Concilio è uscita fuori una discussione molto più ampia che sto cercando un po' di sintetizzare, no? Perché dovremmo fare incontri, penso, su tante cose circa questo, no? Per comprendere la liturgia. E noi lo celebriamo nel tempo, con il corpo e nello spazio. E se pensate al Kerygma celebrato l'anno ABC del ciclo liturgico delle letture che ascoltiamo, il Kerygma lo ascoltiamo sempre e comunque, ma di per sé lo stesso Kerygma ci raggiunge in tutte le letture dei cicli liturgici ABC negli festivi e primo e secondo pari e dispari nei cicli feriali delle letture. Ma pensate voi ad imbuto nell'anno liturgico, in tutto l'Avvento è presente il mistero pasquale, così come tutto il tempo di Natale, è sempre comunque lo stesso mistero pasquale celebrato. Ma come questa salvezza poi ci raggiunga mensilmente, nell'ebdomada delle breviarie, delle liturgie delle ore, è come sia settimanale questa salvezza, perché poi ogni settimana in sé porta sempre quello spirito dal giovedì alla domenica, che è proprio i tre giorni del triduo santo, ma come in quei tre giorni, come in ogni giorno, c'è comunque la sua ora di liturgia, no? Con la preghiera delle ore, le lodi, i vespri. Questo lo celebriamo nel tempo e celebriamo sempre lo stesso mistero pasquale. Ma poi lo celebriamo anche con il corpo. La liturgia non è una liturgia disincarnata, ma celebriamo con tutte e cinque i sensi che vengono di per sé presi all'interno di questo momento, di questa ora di messa, di questo quarto d'ora di vespro, no? Che quello che è. Ma il nostro corpo è tutto preso. Pensate voi, quando il rito ci fa usare anche addirittura l'olfatto, no? Con l'incenso, pensate voi al codice visivo o a quello uditivo che è fondamentale, al codice del silenzio. E tutto il nostro corpo nella liturgia e celebra e vive la grazia della resurrezione, e vive tutta la grazia della passione, morte, resurrezione, dono dello Spirito del Signore. Questo avviene con tutto il nostro corpo, ma addirittura nella celebrazione eucaristica il mistero pasquale che ci ha annunciato col Kerygma non è soltanto qualcosa che raggiunge il nostro corpo, ma nell'Eucaristia addirittura entra dentro al nostro corpo, quindi noi stessi diventiamo mistero pasquale. Allora, tutti i nostri cinque sensi, ecco perché la bellezza della liturgia, dicevamo all'inizio, ecco perché tutti i cinque sensi sono coimplicati, presi dal mistero pasquale che celebriamo. Ma lo celebriamo anche nello spazio liturgico, no? Abbiamo delle chiese che ci piacciono o non ci piacciono, hanno comunque tutta una simbolica che ci riportano all'altare come l'altare dei sacrifici, al luogo della parola di Dio che è l'ambone, che non è meno importante dell'altare, e con la croce che è qualcosa che vive come simbolo fondamentale insieme all'altare, l'altare viene incensato insieme alla croce, quindi tutto il posto dove la liturgia viene celebrata annuncia sempre il mistero pasquale. Cioè l'annuncio del mistero pasquale, abbiamo detto, si chiama il Kerygma. Quindi tutto nella liturgia, ciò che è celebrato, di fatto viene annunciato ogni volta nel tempo, con il corpo, nello spazio, ma oltre ad essere celebrato anche ci raggiunge e ci fa partecipi della passione, della morte e della resurrezione del Signore. Allora la partecipazione nella Chiesa, nella liturgia, scusate, non è una partecipazione passiva. Non ci sono degli attori su uno spazio liturgico che fanno qualcosa con il corpo in quel tempo e noi assistiamo. Non siamo degli utenti, no? Durante la liturgia, ma parla di partecipazione attiva il Concilio. E attenzione, non è attività partecipativa, non è che ognuno durante la messa deve fare qualcosa. No, la partecipazione attiva è comunque riconoscere che la Chiesa ha dei carismi, ha dei ministeri
e vivere in tutto e per tutto e sforzarsi di vivere questa bellezza del kerygma presente dentro la liturgia che di fatto siamo chiamati a celebrare. Andando avanti con i nostri cartelli, quindi ritorniamo a quello che è alle modalità. Tutto questo avviene, e ripeto, grazie a quella che è l'opera dello Spirito Santo. Ora, la prima modalità di partecipazione non può essere che la preghiera, che l'ascolto. Io prediligo il codice del silenzio durante le celebrazioni, che va curato, perché quello ci fa entrare in contatto con lo Spirito Santo. Pensate voi che nei momenti in cui lo Spirito Santo agisce nei sacramenti, ogni volta che un sacerdote, un vescovo, di fatto stende le mani per portare lo Spirito Santo in un sacramento, ogni volta c'è sempre un momento di silenzio, un sacrosanto silenzio. Oppure pensate voi durante la Santa Messa, le pause che il sacerdote fa quando impone le mani sul pane e sul vino, e quelle pause sono pause di silenzio. Diciamo che chi presiede la liturgia sono questi momenti di silenzio in cui lo Spirito Santo veramente entra dentro l'azione liturgica e quindi nel nostro corpo e nello spazio e nel tempo. Andando ancora avanti, allora il memoriale, dicevamo, per riassumere un secondo perché sto correndo, il memoriale non è qualcosa che riguarda il passato, che noi ricordiamo riassumendo, ma il memoriale ci raggiunge oggi, perché è quello che è successo 2000 anni fa, cioè che il Cristo, vero Dio, vero uomo, ha patito, è morto ed è risorto, è così potente come annuncio che oggi ancora ne viviamo le conseguenze positive della grazia. Noi ne attingiamo grazie allo Spirito Santo che viviamo però nella liturgia, nel tempo, con il corpo e con lo spazio. Prossimo cartello, nella liturgia viviamo tre realtà fondamentali: il mistero, l'azione e la vita. Mistero, azione e vita sono tre realtà inscindibili, no? In quello che noi siamo, no? Tutta l'Evangelii Gaudium si spinge sempre e comunque, no? A far sì che quello che celebriamo sia quello che di fatto viviamo. Allora, la realtà, il mistero celebrato è fatto di preghiere ed è fatto di riti, ma sul livello della vita cosa porta? Perché? Il kerygma ci annuncia la salvezza, nella liturgia celebriamo la salvezza e nella vita otteniamo la salvezza. E cosicché tutto ciò che è successo nell'Antico Testamento fino al Triduo Santo, fino al mistero pasquale, è tutto preludio della passione, morte e resurrezione del Signore, dono dello Spirito Santo. Ma di per sé, oggi la salvezza a livello fisico, a livello concreto, a livello vitale, ci raggiunge attraverso l'atto liturgico, attraverso la celebrazione. Quindi la liturgia, dato che il kerygma messo in azione, è l'ultimo momento della storia della salvezza. Non ci sono altri momenti salvifici, no? Tutto il resto rientra, vedremo nel prossimo cartello, rientra nella vita della fede. Allora, spero noi, delle prime righe non vi spaventate, l'ex credendi, l'ex orandi, l'ex vivendi, legge non nel senso di legge come regola, ma la legge come aspetto di fenomeno, no? E la legge del credere, l'ex credendi è il kerygma vero e proprio, l'annuncio della passione, morte e resurrezione del Signore. Lo ripeto tante volte affinché veramente resti nel mio cuore, anche un po' anche nel nostro. Ma di per sé la realtà del kerygma che noi celebriamo si chiama, non ce la chiama, l'ex orandi, che però poi nella vita si coniuga come l'ex vivendi, cioè vivere ciò che ho celebrato e vivere ciò che mi è stato annunciato. Ovviamente nell'ordine del mistero, liturgica, ci sono delle cose fisse che la Chiesa non può cambiare, dalla
dal Triduo Santo e dal Vangelo di Gesù Cristo. Voi pensate, come diceva, alla struttura della Santa Messa, no? La parte, la liturgia della parola e la liturgia eucaristica. D'altro canto, la consacrazione e i segni fondamentali della consacrazione, e queste formule, queste sono e si chiamano tradizione liturgica, cioè quello che la Chiesa non cambia perché viene dalle prime comunità cristiane che nel tempo hanno elaborato questi testi e che arrivano fino a noi come garanzia di comunione. La tradizione liturgica non è qualcosa di tradizionalismo, non vuole dire questo, ma vuole dire innanzitutto che ciò che celebriamo è qualcosa che i nostri padri hanno celebrato ieri, l'altro ieri, fino al Triduo di 2000 anni fa. Da questo, nelle celebrazioni però ci accorgiamo che ci sono diverse tradizioni liturgiche. Se andate a Messa a Milano, già vi accorgete che c'è un rito simile al nostro che porta in sé la stessa tradizione liturgica, cioè le stesse cose fondamentali le troviamo lì, ma d'altro canto vi accorgete che ci sono altre particolarità nei riti, no? Se andate in Asia, in Africa, no? Il rito copto, il rito... E quindi poi la liturgia di per sé è una liturgia che nella sua realtà, mantenendo fede a dei momenti fondamentali, costruisce intorno al rito altri riti stessi. Questo perché? Perché la liturgia dall'inizio è sempre stato qualcosa di bello, qualcosa di partecipativo, qualcosa che possa essere costruttivo, no? Di per sé. A livello di vita è tradizione della liturgia. Questo però è soltanto lo studio delle tradizioni e della tradizione della liturgia. Nella liturgia viviamo di per sé morto, è partito, risorto e ci ha donato lo Spirito Santo. Quindi la gloria di Dio è il mistero che noi celebriamo. Perciò quando stiamo nella celebrazione siamo investiti dentro la gloria in Dio. È come se di per sé non vivessimo più nello spazio e nel tempo con il corpo, perché questi, anche inconsapevolmente, sono rapiti dalla gloria in Dio. Quindi è come se ci affacciassimo in qualche modo già nell'eternità, pur mantenendo uno sguardo fisso verso il passato del Triduo. Ora, se da una parte celebriamo l'ultima cena, passione, morte e resurrezione, dall'altra parte la gloria in Dio che noi viviamo è già il banchetto escatologico che il Cristo ci ha promesso. E quindi la gloria di Dio che ci raggiunge nella liturgia, che è gloria in Dio, che ci mette dentro la gloria di Dio e ci richiede però poi nella vita e di dare gloria a Dio. Mi ricorda un po' quel brano del Vangelo in cui Gesù dice dai gloria a Dio, no? E in cui siamo chiamati poi noi a dare gloria a Dio dopo la celebrazione. Tre punti, tre realtà fondamentali per quanti siamo e sono catechisti sul livello del mistero dell'azione della vita, penso da che possiamo memorizzare bene e che il centro della nostra professione di fede è il Kerygma. Quello è il centro, è il nucleo che ci è stato annunciato, ha raggiunto il nostro cuore, in qualche modo il motivo per cui stiamo qui oggi a parlare, ad ascoltarci, è quello che fa sì che noi viviamo una professio fidei, una professione della nostra fede in quello che è successo a Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Allora, a livello del mistero, parliamo di professio fidei. Pensate, nel catecumenato c'è quel momento molto bello in cui viene consegnata la fede al catecumeno, no? Oppure a volte in alcune parrocchie questo rito lo fanno anche con i cresimandi, no? In cui i genitori consegnano, no, la fede ai loro figli, la professio fidei. Quindi è qualcosa che riguarda noi, il cuore, la mente, ma fondamentalmente è quello che poi celebriamo a livello dell'azione, nella celebrazione eucaristica in primis e tutte le altre celebrazioni, cioè la celebratio fidei, cioè celebriamo con la fede, ma celebriamo anche la fede del mistero di ciò che è successo, che non è successo soltanto, ma
in virtù dello Spirito Santo, ancora oggi è vivo in mezzo a noi il fatto accaduto 2000 anni fa nel mistero pasquale che è annunciato nel Kerigma. Però poi c'è l'itemissa est, c'è la missione, ogni liturgia termina di per sé con quella che è la confessio fidei, c'è la chiamata ad annunciare fuori questo Kerigma che abbiamo celebrato all'interno dello spazio liturgico, nel tempo e con il corpo. Lo Spirito Santo ci ha inserito nella gloria di Dio e siamo chiamati poi, uscendo dalla Chiesa dopo la celebrazione, a confessare la nostra fede. Penso che questi siano tre elementi importanti del Kerigma professato, celebrato e poi di per sé annunciato da noi agli altri, e quindi testimoniato. E, come dicevamo, la liturgia è fonte e culmine del culto cristiano, e non perché, dice, sai, tu parli di liturgia, quindi tiri l'acqua al tuo mulino, no? Non perché le altre cose che facciamo, dalla carità alla catechesi, nella Chiesa siano meno importanti, ma di per sé tutto nasce con la liturgia e tutto finisce nella liturgia. E ogni domenica noi viviamo di fatto già con l'apprensione bella e positiva della domenica dopo. Allora è culto dell'uomo cristiano, però di per sé supera noi questo culto, per cui la liturgia è fonte e culmine, cioè da lì parte la nostra confessio fidei, da lì parte qualcuno che di fatto ha evangelizzato noi con il Kerigma, da lì partiamo noi che annunciamo con il Kerigma, ma il culmine è poi rientrare a celebrare la fede per poterci salvare. Ecco perché liturgia è fonte e culmine della Chiesa. Il prossimo cartello, Papa Francesco riprende questo aspetto della missione dell'Evangelii Gaudium. Perché? Perché nella liturgia c'è un vero e proprio mandato ogni qualvolta noi celebriamo, abbiamo detto, ripeto, noi celebriamo il mistero pasquale, che è l'annuncio del Kerigma, il fulcro, il centro, il nucleo dell'annuncio del Kerigma, ma di per sé noi poi siamo chiamati ad annunciarlo agli altri. La liturgia finisce sempre con un mandato missionario. Il mandato missionario del Signore comprende l'appello alla crescita della fede quando indica, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Così appare chiaro che il primo annuncio deve dar luogo anche ad un cammino di formazione e di maturazione. L'evangelizzazione cerca la crescita, che implica prendere molto sul serio ogni persona e il progetto che il Signore ha su di essa. Ciascun essere umano ha sempre di più bisogno di Cristo. L'evangelizzazione non dovrebbe consentire che qualcuno si accontenti di poco, ma che possa dire pienamente: non vivo più io, ma Cristo vive in me. E questo succede di per sé nella celebrazione liturgica. Usciti fuori da una celebrazione, specialmente la celebrazione dell'Eucaristia, non siamo più noi che viviamo, ma è Cristo morto e risorto di fatto che vive in noi. E l'ultimo cartello era soltanto una preghiera presa da un prefazio, ma che è molto bella, che ci dà questa percezione che quando celebriamo e quando partecipiamo a un atto liturgico, che sia la celebrazione eucaristica, che sia la liturgia delle ore, che sia qualsiasi altro sacramento sacramentale, non ricordiamo soltanto qualcosa di avvenuto, non entriamo in un momento esoterico, spirituale, non entriamo in un momento soltanto mentale, non celebriamo soltanto con i simboli perché è bello, ma ci ricorda veramente che lo Spirito Santo è presente. E questo pezzo di questo prefazio dice così: al suo primo avvento nell'umiltà della nostra natura umana egli portò a compimento la promessa antica e ci aprì la via dell'eterna salvezza. Verrà di nuovo nello splendore della gloria e chiamerà a possedere il regno promesso che ora possiamo sperare vigilanti nell'attesa. Ora, un aspetto fondamentale del Kerigma vissuto all'interno della liturgia è quello dell'attesa. Di fatto nella preghiera eucaristica
il centro proprio, noi annunciamo il Kerygma, mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Allora, liturgia è fonte e culmine della vita della Chiesa, ma la fonte e il culmine della storia della salvezza è il mistero pasquale, passione, morte e resurrezione e il ritorno di Cristo nella gloria. Penso sia bello vedere, no, questa vita come un po' l'esempio del treno, no? Come se partisse un cavo, no? I cavi del treno che portano corrente alla locomotiva, no? Che parte dalla stazione primaria, dalla stazione di partenza, che è il mistero pasquale, il primo trito pasquale, quella grande celebrazione che Gesù ha vissuto veramente, e arriva questa energia fino alla fine dei tempi. E noi saliamo di fatto su questo treno, non ce ne impossessiamo, saliamo su questo treno e poi scendiamo, ma di per sé l'attesa è arrivare alla fine dei tempi. Allora, nella liturgia noi abbiamo il già del Kerygma, morte e resurrezione del Signore, ma viviamo nell'attesa della sua venuta. Quindi nella liturgia noi viviamo il già e non ancora della salvezza che c'è di fatto proclamata nel Kerygma. Io vedo che ho finito presto, penso, con l'orario, e possiamo dare spazio, credo, alle domande. Eccoci. Allora, ringraziamo Don Stefano. Prego. E possiamo, attraverso la chat, condividere un po' facendo qualche domanda. Io volevo già anzitutto ringraziare Stefano e poi chiedergli di commentare un attimo quel passaggio che lui ha detto di Sacrosanctum Concilium 7, quando dicevi che Cristo associa a sé la sua, associa a sé la Chiesa, no? Nella liturgia. Perché questo mi sembra una cosa molto bella, cioè il fatto che la nostra unione con Cristo, che è quella che si è realizzata, che abbiamo ricevuto, diciamo, nel battesimo e nella cresima, non l'abbiamo semplicemente ricevuta come un regalo che ci è stato fatto. Poi invece nella messa, come tu dicevi, parlavi del sacerdozio comune, no? Di tutti quanti, nella messa la viviamo in modo diverso, cioè non è semplicemente il siamo uniti a Cristo perché noi siamo in Gesù, Gesù è in noi, perché è così, no? Per il dono della fede. Ma lì è appunto quella frase che mi colpiva, Gesù associa a sé la sua Chiesa nell'offerta, no? Quindi è un'unione perché facciamo la stessa cosa di Gesù insieme con Gesù, no? Cioè l'offerta di sé. E mi sembra bello anche in chiave proprio di Kerygma, cioè nel fatto di dire, e tu dicevi appunto che è il Kerygma realizzato, il Kerygma che ci raggiunge, no? Cioè l'amore di Dio che ci raggiunge, e che nella messa appunto mi sembra che non siamo solo come destinatari, no, dell'amore di Dio, semplicemente che lo riceviamo in Gesù, ma siccome noi ci uniamo a Gesù, lui ci associa a sé nel suo amore, nella sua offerta, siamo anche noi amanti, no? Cioè siamo proprio uniti nel ricevere, ma anche nel dare. Insomma, mi piace molto questa sottolineatura di Sacrosanctum Concilium. Mi viene in mente una cosa che disse una volta Giovanni Paolo II, no? Santo Giovanni Paolo II, no? Che l'Eucaristia è il luogo in cui Cristo prega e si offre al Padre per noi, no? E questo un po' spiega che cos'è l'Eucaristia, no? Perché noi pensiamo sempre che sia cosa nostra, no? Che sia una celebrazione di per sé nostra, no? Ma è il suo donarsi al Padre, è come se di fatto ogni volta muore, risorge e dona lo Spirito Santo, ma noi entriamo in quel sacrificio in toto, quindi l'associazione non è un fatto di associazione soltanto perché ne facciamo parte, no? E
ed è giusto sottolineare sempre che non siamo dei uditori, no? Dei spettatori a quello che succede, che la partecipazione attiva è qualcosa che prende il cuore, la mente, tutto il corpo umano, proprio perché noi entriamo nel sacrificio di Cristo, che è morto e risorto. Cioè ci entriamo veramente dentro, no? Non ricordandolo soltanto come ricordo, ma proprio come memoriale, no? Per cui ci associa in senso che noi di fatto viviamo, no? In quella situazione. C'era un monaco una volta, non mi ricordo dove, che diceva alla gente mentre celebrava, quando il sacerdote alza la patena, no? Con il pane azimo, mettete tutto ciò che nella vostra vita è azima, pensate a questo, e nel vino tutto ciò che nella vostra vita vi dà gioia, inebriante, no? Quanti momenti di silenzio abbiamo nella messa per portare a Cristo il nostro cuore, no? Lo stesso sacerdote quando celebra dice preghiamo, poi fa silenzio affinché tutti quanti entriamo, no? Quei nostri sacrifici. Viene in mente anche un pezzo della preghiera eucaristica, no? In cui di fatto questo memoriale comunque accomuna tutta la Chiesa, no? Per cui il sommo sacerdote è Cristo, noi diventiamo però insieme a Lui e dentro di Lui, offerti con Lui e insieme a Lui. Portiamo noi stessi come offerta, noi diventiamo come Lui in qualche modo, offerti, e offriamo anche noi a Lui, cioè al Padre, e ciò che nel mondo c'è. È un discorso trinitario, no? La preghiera eucaristica è fortemente trinitaria. Pensare che in quel momento nel sacerdote scende lo spirito generante del Padre nel pane e nel vino, no? Il pane e il vino non diventano fisicamente ciccia e plasma, no? Né sono un simbolo. Dico sempre ai bambini al catechismo: bambino, sono un simbolo del corpo e sangue di Cristo, diventano veramente carne e sangue, oppure lo Spirito Santo che entra dentro al pane e al vino? I bambini rispondono sempre con la terza: lo Spirito Santo che entra dentro al pane e al vino. Nel battesimo lo Spirito Santo che entra dentro l'acqua, no? E gli adulti dicono sempre un simbolo, no? Quindi non è un simbolo. Cioè, veramente lo Spirito Santo invisibile entra nel pane e nel vino e fa sì che associa il sacerdote e tutti i presenti non come persone che stanno lì, no? Presenti a guardare udito come in teatro, ma associa veramente al suo corpo morto e risorto la nostra stessa vita. Ecco perché dicevo, c'è un sacerdozio comune che è di tutti durante la celebrazione dell'Eucaristia. Noi siamo chiamati a portare anche la nostra offerta interiore, no? Di quello che viviamo, della nostra gente, no? Spero di aver risposto in parte alla domanda. Sarebbe qui da parlare un'altra ora su questo. Sì, certo, è un tema infinito. E poi volevo farti un'altra domanda. Tu hai parlato un pochino della partecipazione attiva, no? Che è un tema, in effetti, quando uno pensa, ma un catechista che quindi ha fra i suoi compiti principali quello di aiutare i bambini, i ragazzi, gli adulti, insomma tutte le persone che gli sono affidate a celebrare bene la messa, no? È uno dei, cioè annunciare la fede, aiutare a celebrare e tutte queste cose qua, no? Vedendolo proprio da parroco, quindi da uno che presiede la liturgia, è a capo della comunità, no? Secondo te quali sono proprio le cose che i catechisti possono fare, o le accortezze che possono avere, le chiavi che possono dare ai ragazzi, no? In modo che i ragazzi, nel caso dei bambini della comunione, dei ragazzi della cresima, insomma quello che sia, ma che cosa può fare il catechista per aiutare a celebrare? Sì, secondo me a livello del catechista stesso, pensare sempre che la catechesi che vive, che di fatto porta i ragazzi, ha sempre un fonte, un culmine da cui è partita, che è la liturgia, e a cui arriva, che è la stessa liturgia. Per cui il catechista mantenere sempre dentro la sua mente, nel suo cuore, che c'è un punto d'arrivo, che è il sacramento,
o meglio ancora la messa domenicale, che è la Pasqua del Signore. Come portarla ai bambini o ragazzi? Un modo, penso, tante poterli... Ti leggo la domanda che ha fatto Desiree in chat, che più o meno insomma è questa qui, ma scrive: meravigliosa esperienza vivere la partecipazione all'Eucaristia così, uniti al Signore. Però come nel concreto poterla comunicare? Cioè come far comprendere ai tanti bambini, ragazzi e anche ai tanti adulti, quando noi abbiamo di fatto pochi incontri di catechismo, no? Quindi gli incontri poi sono stracolmi di momenti di intrattenimento per invogliare i ragazzi a frequentare la catechesi stessa, no? Cioè questo problema del ma come facciamo poi ad aiutare a celebrare è un po' comune. Io penso che nella catechesi bisogna prendere un po' il coraggio di stravolgere a volte alcuni temi e prendere una parola che si chiama mistagogia, no? E cioè riprendere con gli stessi bambini e ragazzi il fatto che sono stati battezzati e sono stati inseriti in una chiesa che non è un'associazione, che non è un club, no? Ma che è qualcosa che comunque custodisce una presenza, e che quella presenza è all'interno della celebrazione, fondamentalmente. E quindi vivere innanzitutto in questo modo. E poi penso che sia importante anche mistagogia, è un termine che è postumo, no? Alla celebrazione liturgica, no? È qualcosa che viene a catechizzare dopo quello che ha ricevuto. Parlare anche di una mistagogia Dante, cioè portare i ragazzi in chiesa, i bambini in chiesa, e mostrargli il dove, il quando, il come e cosa succede durante la celebrazione eucaristica. No? E spiegargli le parti della chiesa, e magari non tutto in un incontro, ma a piccole dosi, no? E perché già la porta della chiesa è un simbolo, che è Cristo, perché c'è l'acqua santa, fare la memoria del battesimo, no? E portare i simboli liturgici all'interno dell'incontro del catechismo, ma anche portare i ragazzi forse in chiesa, no? In piccole dosi, e fargli vivere quello che succede lì poi la domenica. E i ragazzi hanno molta più fantasia di noi poi, a livello no? Per cui sono più capaci di comprendere che c'è lo Spirito Santo che scende, no? Noi siamo un po' più, parlo per me almeno, relativissimi, un po' più atei di ragazzi che sono più... Io quando porti i ragazzi in chiesa per spiegargli il battesimo, è lo Spirito Santo che entra nell'acqua, no? E quindi penso che un'antemistagogia sarebbe importante, no? Spendere dei momenti simbolici, ma non penso da stravolgere tutta la catechesi, no? Tutti gli incontri di catechesi, no? Ma annunciargli il Kerygma, cioè quello che avviene lì, ma annunciarglielo lì dicendo: guarda, c'è l'atto penitenziale, perché davanti a Dio siamo tutti peccatori, ma nella liturgia, nella messa, riceviamo il perdono di Dio. E poi ascoltiamo la parola, perché Dio lì parla, e quindi sotto l'ambone, e da l'ambone viene proclamata la parola. Lì c'è una caccia al tesoro che fai nella prima lettura, nella seconda lettura, nel Vangelo, nell'omelia, e poi il sacerdote cerca di spiegarci qualcosa. Perché? Perché lì c'è un messaggio che Gesù ti dà, non attraverso WhatsApp, ma attraverso quel luogo che è l'ambone, no? E un'antimistagogia, ma anche una post-mistagogia, perché penso che noi spendiamo molto poco per la mistagogia, che invece era fondamentale nei primi 4 secoli. Stranamente l'inizio della Chiesa era molto più importante il dopo, a livello di scoperta, che il prima, no? Che il prima, come facciamo noi, che invece siamo tutti molto preparatori a, no? Facciamo invece importante il dopo. Ma comunque anche il nostro modo di fare la catechesi, almeno per i bambini, comunque viene dopo il battesimo e presuppone il battesimo, quindi comunque almeno quella la mistagogia possiamo farlo. Ti leggo, ci sono due domande collegate, poi torniamo a quella prima, sul silenzio nella celebrazione. Tu hai accennato, no? Hai tanti momenti di silenzio durante la messa. Allora, Nunzia chiede: come comunicare l'importanza della liturgia comunicando anche il silenzio che purtroppo non c'è? E Angela dice: il silenzio durante la celebrazione è qualcosa che manca molto, soprattutto con i bambini. Nonostante spieghiamo loro l'importanza di stare in silenzio, di ascoltare, di partecipare, comunque tendono a parlare in continuazione. E spesso il catechista che li segue, a sua volta, diventa una fonte di distrazione, perché anche lui si distrae per continuamente gestire le chiacchiere dei bambini. Quindi come porsi rispetto a questa difficoltà di fare silenzio proprio? Che fra l'altro, lo direi fra parentesi, mi sembra una difficoltà generale della vita.
Ricordo un'esperienza che fece allo Stadio Olimpico quando andai a vedere a Roma. A Roma, Galatasaray, ci fu qualche tragedia, quindi ci furono 5 minuti di silenzio. Ricordo 80.000 persone allo Stadio Olimpico, bambini, ragazzi, adolescenti, anziani, in totale silenzio. Non perché lo speaker soltanto l'abbia detto allo stadio, adesso facciamo 5 minuti di silenzio, non mi ricordo che cosa era successo, ma tutti sono stati in silenzio perché i giocatori stavano fermi, bloccati in campo. E penso che non sia fondamentale che il catechista faccia silenzio, perché quando poi il catechista interviene c'è ancora più casino. Normalmente in parrocchia d'onore, almeno quando il catechista sta zitto, adesso abbassa la voce, avviene peggio, no? E poi succede ancora peggio perché io rido da sull'altare, no? E i bambini fanno ancora peggio, per cui è un ritorno. E penso che dall'altra parte noi, che di fatto celebriamo, no? E col gesto la gente capisca, i bambini anche capiscano che c'è il silenzio. Penso che il gesto faccia fare silenzio alle persone prima che il dire che sia nel silenzio. E poi spiegare oggettivamente durante la catechesi che nel silenzio agisce lo Spirito Santo. Bambini, quando c'è il momento di silenzio, dopo il preghiamo, in quel momento significa che agisce lo Spirito Santo. Quindi i bambini ricordano quel momento, no? Per cui certamente poi sono momenti di silenzio, non è che sono dei momenti ben precisi in cui il presidente, chi presiede, il sacerdote che presiede, sa quando c'è quel momento di silenzio, no? Penso che dipenda molto dalla postura, anche poi dal numero di bambini a messa. Noi abbiamo 360 bambini delle prime comunioni, per cui chiaramente è più difficile. Però credo che questo qui riguardi un po' noi sacerdoti spesso, o chi sta sull'altare, nel gestire soltanto con i gesti il codice del il silenzio. È un codice in liturgia, no? Come tutte le altre cose, no? Come il codice verbale, non verbale, il codice luminoso, il codice. Il silenzio va gestito col gesto. Se lo gestisce con la parola, già viola il silenzio, no? Allora credo che sia importante che ci interroghiamo un po' noi sacerdoti spesso quando celebriamo, di non demandare alla catechista al banco di poter far star zitti i bambini con shh, no? Che è peggio. E poi ripeto, punterei molto sullo spiegarlo ai bambini. Guardate, quando c'è quel momento di silenzio è il momento in cui scende lo Spirito Santo, il momento più sacro della celebrazione, uno dei momenti più importanti, no? E spiegargli proprio magari che in tutti e 7 i sacramenti, il momento in cui il sacerdote impone le mani, c'è sempre una pausa di silenzio nella confessione, no? Bene, ora Dio Padre di misericordia, durante la discesa dello Spirito Santo nell'acqua del battesimo c'è il silenzio, e poi oddio, per cui andarsi a vedere tutti quei momenti, anche spiegargli ai bambini, penso non è tempo perso nella catechesi, no? Per poter fare una catechesi sul codice del silenzio durante le celebrazioni. È bella questa cosa anche del fatto che si gestisce più col gesto che con la parola il silenzio, molto, molto vera. Una domanda... Io personalmente, quando vedo che non c'è silenzio, specialmente dei battesimi, no? Quando faccio preghiamo, resto così, resto paralizzato. No, finché la gente crede questo che ha fatto, che è successo... No? Dio gli ha preso un colpo. Sì, allora restano così, oddio onnipotente, santo, no? Allora io mi sono accorto che il gesto è quello che nel silenzio conta, perché io se comincio a fare signora zitta, e nonni, silenzio, la smetto, no? Poi ricomincia, perché gli adulti poi sono peggio dei giovani, certo. Poi ricomincia, sì. No? Infatti anche uno diceva, sono pure i genitori che chiacchierano, senza dubbio. Questa domanda piccante, secondo me. Come spiegare ai ragazzi che la domenica è precetto e se non si partecipa si fa peccato? Questa picca molto questa domanda, però diciamo che sono romano, per cui a noi il cibo piccante a Roma ci piace molto, no? E quanto è importante la festa di tuo padre, di tua madre, quanto è importante, ragazzo, quando tu farai 18 anni, quanto è importante la festa tua annuale che avviene, no? Una volta all'anno, il tuo compleanno, quanto è importante il Natale, quanto è importante quando la tua squadra del cuore vince lo scudetto e festeggiare quel giorno, e quanto è importante, potremmo proseguire così con tutte le date importanti, no? La nostra vita.
e più che dirgli che è regola, che è precetto, penso sia importante superare, perché il precetto nei ragazzi, specialmente negli adolescenti, diventa un po' peggiorativo, cioè nel senso diventa il fascino poi del proibito di non venire se il precetto è messo come regola. E quindi non so se è chiaro, no? Spesso dovete venire a messa, no? Ricordo degli educatori che scrivono messa, no, adesso ragazzi vi aspetto a messa, e in quel momento proprio non venivano. E annunciare che la cosa più importante è la celebrazione eucaristica, che è culmine e fonte della liturgia, che è culmine e fonte della vita della Chiesa, penso che sia un oggetto del primo annuncio fondamentale ai genitori e ai ragazzi. Cioè noi facciamo catechismo, ma il catechismo è secondario all'incontro con Cristo che avviene durante la celebrazione domenicale. E io quando faccio incontri con i genitori dico sempre: guardate, noi stiamo qui, ma a messa, io per esempio non sposo più i miei cugini, vabbè adesso sono vecchi anche loro, no? I figli dei cugini, non faccio più il matrimonio a loro, perché dico: ma a messa è andata domenica? No, allora il matrimonio non te lo celebro, no? Dico così, perché? Perché non c'ha senso, perché e la messa è il fondamento, no? È dell'incontro con Cristo. Noi qui parliamo di Cristo e lì avviene l'incontro. E cioè, finché noi parliamo per formarci ed educarci va bene, però è come se noi, spiegandole ai ragazzi, parliamo di qualcuno ma non lo incontriamo mai, no? E per cui insistere sul fatto che l'incontro con Cristo avviene sacramentalmente per noi parlando, o meglio, realmente durante la messa domenicale, che è la festa della Pasqua della settimana. Certo, lì diremmo a Romana c'è pure, tocca anche credere, nel senso che quando uno gliel'annuncia, l'annuncia più che ai bambini e ai loro genitori, no? Perché il bambino non è che viene a messa da solo, no? Quanto possa essere emancipato, no? E i ragazzi delle crisi, penso sono preadolescenti, no? Quindi va annunciato ai genitori, penso come annuncio, ma prima che si iscrivano proprio al catechismo. Cioè, io faccio una riunione prima delle iscrizioni, un momento di welcome, proprio di accoglienza, in cui dico, gli annuncio il kerigma. Signore, siamo qui perché qualcuno è morto. Proprio così gli dico, tutti rimangono poi, chi è morto? No? Uno che poi è tornato anche in vita, cioè è risuscitato. Questo avviene soltanto in un momento in cui noi celebriamo la messa, che è la domenica. Quindi chiarire, ma da prima del prima, cioè nella preistoria del catechismo, c'è proprio l'iscrizione che la domenica non è, sì, è precetto, come lo diciamo noi tra noi, no? E che però è il fondamento della vita cristiana, è quello per cui noi siamo cristiani. Ti leggo, qualcuno scrive: grazie, che belle riflessioni, grazie, molto interessante. Poi ci sta una domanda di Mattia, dice: ma mi sembra in molti casi che l'architettura liturgica di molte chiese sia una controcatechesi, vista la bruttezza che comunica. Hai qualche opinione in merito? Niente parolacce, devi essere breve ed educato. Mattia, hai perfettamente ragione. Stop. Siamo tutti d'accordo su questo. Leggo, Patrizio scrive: incentrando l'attenzione dei ragazzi sul fatto reale che Gesù è veramente presente nell'Eucaristia e vivente perché è risorto, si può ricreare nel loro cuore il concetto di sacro che oggi è un po', diciamo così, dismesso. Quindi se, diciamo, l'enfasi sulla presenza reale nell'Eucaristia possa un po' rivalutare il concetto di sacro. Bisogna un po', penso, rivalutare i simboli liturgici, cioè non aver paura di accendere ogni domenica l'incenso, di portare le candele, perché questo avviene nel simbolo, no? Nel simbolo cosa c'è? Un significante, l'oggetto in sé, e più significati. Questa si chiama semiasologia, no? La scienza che studia il simbolo. E il simbolo ha un oggetto, l'incenso, la candela, la croce, i fiori. E tutto ciò che fa parte di per sé del rito, che è accessorio come l'incenso, però dà quel carattere luminoso alla celebrazione che spesso perdiamo. Spesso noi facciamo sì che le celebrazioni siano più divertenti, no? Più accattivanti, più belle in senso teatrale, no? E questo da una parte va bene, no? Ma dall'altra parte non curiamo tanto l'aspetto luminoso della celebrazione, che pur resta una celebrazione. Cioè, che è vero, no? La Chiesa dei Secoli
viveva questo, no? E litigavano sull'incenso, perché ma voi usate l'incenso, voi pagani, noi siamo ex ebrei, non siamo l'incenso, no? Primi quattro secoli, no? Perché comunque i simboli rendono il carattere luminoso alla celebrazione. C'è un pensiero un po' lugubre adesso, no? Come il momento in cui il sacerdote benedice la bara al funerale e poi la incensa. Quello è un momento veramente luminoso, no? Non luminoso, luminoso con la N, no? In cui risveglia il sacro, di portare l'evangeliario in processione, nonostante la celebrazione abbia dei canti divertenti, con tamburelle, battiti di mani, che è bellissima, va benissimo e deve starci con i bambini specialmente. D'altro canto però, tamburelli, chitarre, d'altro canto però sull'altare avere il coraggio di riportare quei simboli che danno questo senso del sacro, come l'ha chiamato chi ha fatto la domanda. Mm-hmm. Una riflessione di Ruggero, un po' lunga, ma poi chiede se secondo te è corretta questa cosa. Dice, personalmente penso che l'abitudine alla presenza in chiesa, alla messa, non sia di per sé da intendere negativamente, ma che l'abitudine sia il concedersi il tempo necessario per ogni singola persona per penetrare il mistero e assorbirlo secondo la propria condizione personale, quindi la propria condizione psicologica, culturale e di fede. E quindi vada fatta, cioè questa diversità del tempo necessario per assorbire personalmente, questo l'abitudine favorisce questo assorbimento personale. E quindi, dice, senza frenesia, anche da parte del catechista, spesso più facile a dirsi che a farsi, facendo salvo il comportamento rispettoso anche solo formalmente. Ma se c'è la forma ci deve essere anche un minimo di sostanza. Quindi dice, secondo me, la semplice forma del partecipare alla messa come abitudine, anche se diciamo non sei là totalmente, pienamente, super convinto, però questo dà il tempo a ciascuno di assorbire a modo suo la grazia, insomma. No, lo credo anch'io, nel senso che non... La liturgia va oltre noi, la presenza, la celebrazione, ma io come sacerdote quante volte sono distratto o celebro per abitudine, no? Perché devo celebrare, no? E in quel momento già pensi a quello durante la messa che devi fare dopo, no? Di incontrare i genitori o bacino con i catechisti, per cui è vero che l'abito non fa il monaco, no? Ma il monaco porta l'abito, nel senso che l'abitudine è anche una cosa positiva, un rito, cioè il rito, se ci pensiamo bene, il rito è qualcosa di continuo, no? Ciò che è rituale perché è continuo. Io sono romanista e tutte le domeniche vedo la Roma, questo è il mito, è la Roma, il rito mi porta tutte le domeniche in televisione o quando andavo allo stadio, mi portava allo stadio, no? Quello che crede Gesù Cristo nel Kerigma, ovviamente lo porta poi a messa, e questo diventa anche un habitus. Io penso abitudine in senso positivo è un habitus, no? Poi da addormenti a messa non fa niente, tanto quello che opera è la grazia di Dio. Quindi a volte se la partecipazione attiva diventa attiva ma un po' disattivata, no? Tanto chi opera è Lui, cioè l'esercizio del sacerdozio di Cristo e della Chiesa, no? Per cui no, credo anch'io che è una sana abitudine, insomma, ecco. Certo non può però questo poi farla diventare un oggetto di devozione, che a volte noi celebriamo, andiamo a messa per devozione, no? È messa alla stregua degli stessi altri momenti di preghiera della Chiesa. Una domanda ancora sul silenzio, legato proprio al momento in cui riceviamo la comunione. Rita dice, nel silenzio si ascolta Dio che parla. Essendo depositari dell'amore di Dio nel momento che riceviamo l'Eucaristia, e quindi siamo come tabernacoli viventi, si può evitare di cantare subito? No. Allora, la Chiesa dall'inizio, già dal primo secolo, appena ricevuto il corpo di Cristo, hanno subito fatto un canto di lode. Tanto che nasce subito ciò che si chiama antifonario, che è un libro, che noi chiameremo il libro dei canti, che mette un'antifona, cioè un canto d'ingresso, e uno appena ricevuto un canto di lode, di ringraziamento, l'Eucaristia. Di per sé quello che poi spiritualmente è consigliato un tempo di silenzio dopo questo canto di ringraziamento. No, ovviamente non è un canto che fa caciara, diremo a Roma, no? Un canto che t'acquieta,
Però fondamentalmente, liturgicamente, dall'antichità prendiamo questa tradizione di avere l'antifona di comunione, no? Tanto che se non la cantiamo, il sacerdote che va ad un'altra messa feriale, non c'è il canto, la legge prima e dopo, no? Speriamo. Per cui è pensato proprio lì un canto di ringraziamento, perché i momenti di silenzio sono altri momenti. Poi, dopo il canto, spiritualmente è consigliabile ci sia il silenzio prima dell'orazione e dopo la comunione, per prendere coscienza un attimino. E fra l'altro l'antifona riprende normalmente il Vangelo che si è ascoltato, almeno nelle sempre domeniche, no? Quindi è un sempre. Dovrebbe essere una meditazione orante sulla parola ascoltata, il che è anche molto interessante se pensate a quella frase, che a quel dialogo che c'è fra il sacerdote e l'assemblea subito prima di ricevere la comunione. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati del Signore, alla cena dell'agnello. E noi diciamo tutti la frase quella del centurione, no? Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, più o meno, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Questa parola che il Signore deve dire, in realtà è quella che lui ha già detto, perché noi abbiamo già ascoltato il Vangelo, no? E l'antifona che ripete il Vangelo ripete quella parola, no? Quindi è legata proprio nel dialogo di comunione. L'antifona non andrebbe mai, appunto, non andrebbe mai tralasciata, come diceva Don Stefano. Poi c'è un caso, vabbè, ci racconta Rosellina, un caso di caos in chiesa, cioè dice quando succede qualcosa durante la messa, il catechista si deve spostare per richiamare i bambini. Io personalmente penso che, secondo me, non è il momento adatto. Il momento adatto è intervenire durante gli incontri, non durante la messa, perché se interviene durante la messa distrai ulteriormente. E credo che possiamo essere tutti d'accordo con questa affermazione di Rosellina. Grazie, vari grazie. Come si può invogliare i ragazzi a venire a messa, i ragazzi di 17-18 anni? Questo è difficile. Guarda, vai. Personalmente sto facendo un percorso con gli adolescenti e del post-cresima, e penso sia ogni tanto importante con loro, non di domenica, fare una messa di gruppo da soli con loro. Cioè solo loro, e magari con il pane e col vino. Adesso non possiamo condividere il calice per Covid motivi, no? Però fare una messa una volta ogni tanto soltanto con il piccolo gruppo durante la settimana, no? Una messa magari anche con un tema, no? Particolare, adesso in Quaresima, beh, con temi fissati, no? Durante il tempo ordinario. Bambini, vogliamo pregare, che ne so, per la pace in questo tempo di guerra? Bene. Mercoledì invece del catechismo facciamo la messa, invece del post-cresima facciamo durante il post-cresima, ci mettiamo intorno all'altare con le sedie, no? Oppure allestiamo una sala lì, non creiamo nessun abuso in questo caso, alla fine portiamo sempre la gente al Signore in qualche modo, no? Cioè avere comunque delle messe anche di gruppo, però al di fuori della domenica, che poi sarebbe un problema comunitario, ecco. Cinzia dice: io fino a 18 anni non avevo mai partecipato a una messa, e quando sono andata per la prima volta non capivo nessun segno, e quindi stavo sempre seduta perché no, non capivo. Quindi secondo me, se i bambini e i genitori sono lontani, certamente non tutti, spesso è perché non capiscono ciò che si celebra, e quindi l'accoglienza, secondo me, è il primo passo, è un'accoglienza fatta con delicatezza. E questo penso che certamente possiamo essere assolutamente d'accordo con quello che scrive Cinzia. Ultima domanda che leggo, questa riguarda, questa è proprio specifica sul catechismo, perché dice: ma quando i bambini del catechismo non vengono a messa, come porsi rispetto al fatto che devono ricevere la prima comunione? Bisognerebbe mettere le presenze per fargli ricevere la prima comunione, però questo poi significherebbe che comunque dopo non tornerebbero. Questo è l'eterno dilemma dei catechisti. Intanto i bambini non vengono a messa sempre per causa dei genitori, penso, no? Nessun bambino decide di non venire a messa o decide di venire a messa. Ci sono dei bambini che
trasportano i genitori a messa. Mamma, ma io devo andare a messa perché è importante. Però dal tuo canto penso importante fare una catechesi e, anzi, qui un primo annuncio, lo ripeto ancora, come detto prima, ai genitori su che cos'è la celebrazione eucaristica. Ripeto, secondo me noi spendiamo molto tempo con i ragazzi sui contenuti della catechesi, ma molto poco sui simboli, ad esempio, della celebrazione, sull'importanza della celebrazione, no? Che dà motivo a tutto quanto alla catechesi stessa, no? Per cui, secondo me, riparte da un primo annuncio della fede fatto ai genitori dei bambini. Cioè, la messa per noi è questo, per noi che crediamo, no? E annunciarlo ai genitori. Grazie. Prego. Bene, allora ringraziamo Don Stefano, che è stato questa sera con noi, per tutte le riflessioni. Ringraziamo anche tutti voi che avete partecipato a questi incontri e anche avete approfondito con le domande, ci avete dato la possibilità anche di approfondire per tutti, condividendo la domanda, qualcosa che potesse servire al cammino di tutti. Ecco, noi dell'ufficio vi salutiamo, come diceva Domenico, poi vedremo in quali modi sarà possibile usufruire ancora di questi incontri, delle registrazioni di questi incontri, e concludiamo con la preghiera del Padre Nostro, e penso di raccogliere un po' forse anche le intenzioni di tutti. In questa preghiera mettiamo un'intenzione particolare anche per la pace, proprio per questa situazione difficile che si sta vivendo in Ucraina, per le popolazioni di quei territori, ma anche proprio per tutti. Usciamo dalla pandemia, siamo nella coda, speriamo, della pandemia, ecco, e sicuramente anche questa situazione è qualcosa che appesantisce i cuori. E allora, in questo tempo di Quaresima, veramente il nostro cuore porta, chiediamo con tutto il cuore al Signore, ecco, di portare pace, di mettere luce ed illuminarci con il suo Spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. E concludiamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonasera a tutti. Buona serata. Ancora a tutti, grazie mille Don Stefano. Grazie a voi, buona serata. E colgo l'occasione per ricordare ai catechisti che abbiamo mandato 3 domande di condivisione a tutti i catechisti di Roma, tramite i parroci e anche direttamente tramite la mailing list, per preparare l'assemblea dei catechisti di maggio. Quindi se non le avete ricevute, magari andate a scocciare un po' il parroco chiedendogli di farvele avere, e poi ci rispondete, così noi possiamo preparare un po' questa assemblea dei catechisti di maggio. Bene, grazie ancora a Don Stefano, grazie, e arrivederci a voi. A tutti. Grazie.